Buongiorno a tutti, proseguono le interviste degli uffici informativi della città di Grosseto e incontriamo Alessandro Angeli, scrittore di Grosseto. Parleremo riguardo a quello che è il rapporto tra uno scrittore e la sua città. Buongiorno Alessandro, grazie per aver accettato questo invito e te ne rivolgo subito un altro a presentarti. Mi chiamo Alessandro Angeli, sono uno scrittore grossetano perché vivo da sempre a Grosseto e diciamo una peculiarità del mio lavoro è che sto lavorando molto su delle biografie perché sono interessato alla cifra umana, insomma più che a sviluppare la trama di un romanzo mi interessa il personaggio, la sua intensità, insomma. Ma vuoi farci qualche esempio riguardo ai titoli, ai testi, alle opere che hai prodotto Sì. In questi anni? Beh, diciamo che ho spaziato un pochino, sono andato dall'America alla Maremma, ho parlato di Jim Morrison, ho parlato di Woody Guthrie e di Domenico Tiburzi, che insomma famosissimo da noi, ma anche di un poeta maremmano che magari è meno conosciuto, ma molto importante che, per il nostro patrimonio letterario, non solo, che è Antonio Gamberi. Per cui, insomma, mi sono divertito anche a mettere a confronto personaggi con geografie diverse, con latitudini diverse, e anche dal punto di vista culturale, evidentemente, emerge una diversità importante. C'è uno scrittore che tu ami in modo particolare e che pensi abbia un rapporto molto stretto col territorio grossetano? Punto di riferimento per chiunque scriva a Grosseto non può che non essere Luciano Guanciardi, insomma. È uno scrittore che stimo in modo particolare per il suo linguaggio, la capacità che ha di passare da registro linguistico alto ad uno più colloquiale o addirittura dialettale, insomma. Guanciardi è un vero e proprio gigante. Parlando di territorio, ci sono dei libri in cui Grosseto emerge in modo cioè tira fuori degli affreschi, delle fotografie molto vivide, come nell'Integrazione, cioè il libro, come faceva Maurizio Costanzo una volta. Nelle prime pagine dell'Integrazione, la Grosseto degli anni 50 è fotografata in modo molto, molto vivo, molto suggestivo, ecco. Viene fuori anche una sorta di itinerario guanciardiano che potrebbe, perché no, essere maggiormente conosciuto dai lettori, ecco. L'ideale sarebbe riprendere in mano i testi di Luciano Guanciardi e utilizzarli come una vera e propria guida per riscoprire la città di Grosseto e anche il suo contesto maremmano. Sicuramente lo scrittore caratterizza il luogo di provenienza quando ne parla in modo marcato, non sempre in termini positivi, e di conseguenza il territorio, rimandando questi input, nel caso di Guanciardi, queste bellissime fotografie, può come dire, essere attrattivo per chi ancora crede nella cultura, per chi si interessa di cultura, per chi legge i libri. Per chi vuole riscoprire libri, letteratura e territorio. E tu invece ci racconti un po' qual è il tuo rapporto da scrittore grossetano con il tuo territorio. Guanciardi, nelle ultime pagine della Vitagraph, lui dice che bisogna parlare di qualcosa che si conosce. Questo è un processo che chiunque scriva fa in modo spontaneo, insomma. Anche quando parliamo di personaggi che non conosciamo, ci mettiamo delle parti di noi, delle parti del nostro vissuto. Ad esempio, nel mio ultimo libro, In Pam e Jim, faccio incontrare Pamela Curzon e Jim Morrison dopo la vita in un ipotetico giardino dell'Eden, che è il giardino dei tarocchi di Niki de Sanfona a Capalbio. Hai citato il Giardino dei Tarocchi, che è sicuramente una delle grandi eccellenze, delle grandi attrazioni che in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo, ci invidiano fra le tante della Maremma, ma sicuramente partendo dai tuoi testi, dalle tue pagine, così come partendo anche ripartendo da quelle di Luciano Guanciardi, possiamo avere più di un'occasione per riscoprirci in questo percorso nuovo post pandemia per riscoprire insomma il nostro territorio, per ricominciare a riabituarci alla vita in società.
Assolutamente sì, ci consigliano di fare le vacanze in Italia, anche noi maremmani potremmo tranquillamente fare delle vacanze in Maremma e stare benissimo qua, insomma, senza bisogno di spostarci anche fuori dalla nostra provincia, insomma. Alessandro, io ti ringrazio infinitamente del tempo che ci hai dedicato, mi ha fatto molto piacere parlare, insomma ti conosco da tanti anni, ma un'intervista ufficiale Alessandro Angeli, scrittore, non c'era mai stata. Con questa breve intervista hai dato un grande contributo che può servire da stimolo a riscoprire tanti libri, tanti autori importanti, ma anche il contesto, insomma, il territorio che li ha ospitati e che oggi è quello che ospitano. E per me è stato un vero piacere poter dare il mio contributo a questo progetto importante, insomma. Viva la Maremma e viva la letteratura!